Beh, indubbiamente io ho fatto degli errori gravi. L'errore più grave è stato a monte nella scelta degli ingredienti durante, diciamo, la spesa, quei pochi minuti che abbiamo avuto a disposizione. E la scelta sbagliata, una scelta non intelligente degli ingredienti è stata dettata proprio dalla paura, perché comunque io arrivavo sfinita da una serie infinita di pressure test a cui ero stata sottoposta. Un sacco di, fra virgolette, di spettucci che, diciamo, in un certo qual modo stanno nella gara, ma in alcuni casi purtroppo erano andati anche oltre la gara. E quindi è evidente che trovandomi di fronte delle avversarie, per esempio Erika, che non aveva mai fatto un pressure test, sono stata presa dalla paura e ho sbagliato già a scegliere gli ingredienti, e da lì è stato tutto in discesa. Cioè, io non ascoltavo queste cose, sono tipo di domande che per me, cioè, meno simpatica, a volte era una persona, a volte era rivolta un'altra persona. Era un gioco che guardavo, non proprio. Per me era molto divertente alla fine, guardare persone, cioè, divertente. Cioè, non prendevo gioco di questo gioco, non entravo in questo gioco, lo trovo un po'. Entravo nel gioco, appunto, basta. Commenti positivi, scambi di battute più o meno sempre con Cracco, se molto vogliatiche, ecco, però uno a me interessava colpire lui perché secondo me quello che là dentro io lo reputo uno dei più grandi, diciamo, poi nulla toglie la Cannavacciuolo. E rapporto umano sicuramente c'è anche con gli chef, perché sebbene sia televisione, comunque sono anche loro persone, non sono macchine. E se ti devo dire tra i quattro, quello che più appunto c'è stato un legame più affettuoso, ecco, più goliardico, più giocoso, è Carletto sicuramente, che io lo reputo un bambinone cresciuto, cioè lui è un giocherellone che fa paura, cioè,